È stata un'iniziativa un po' fuori dagli schemi normali, no? E considerato che questa pandemia ci ha toccato tutti in maniera direi abbastanza profonda, abbiamo pensato con i ragazzi di provare a immaginare nella realtà di Pesaro un ospedale Covid per un'emergenza. E abbiamo individuato una zona, poi la cosa subito che si è resa necessaria è quella di acquisire un minimo di esperienza, perché per i ragazzi è un'attività didattica, e quindi abbiamo invitato qua delle persone che si erano già occupate di iniziative di strutture di questo genere, come il dottor Bertolase e l'ingegner Manenti. Poi da lì siamo passati sul campo, siamo andati a Campanara, dove abbiamo avuto dal comune di Pesaro la disponibilità di poter visitare uno dei capannoni che il comune ha acquistato. E lì ci siamo un pochettino messi in gioco, cioè abbiamo usato tutte le tecnologie che molto spesso noi raccontiamo ai nostri ragazzi che vogliono iscriversi a questo istituto, che sono presenti in questo istituto. Abbiamo detto bene, vediamo un caso concreto e usiamole tutte. Quindi in questo progetto c'è di tutto, abbiamo dei laser scanner, l'uso dei droni, della fotogrammetria, le restituzioni 3D, la realizzazione della realtà virtuale. I ragazzi hanno cercato di mettere sul tavolo tutte le competenze e le abilità che sono riusciti ad acquisire in questi anni. E devo dire che il lavoro sicuramente peccherà dal punto di vista della perfezione esecutiva, perché non avendo l'esperienza nel campo della sanità, degli ospedali e tanto più di un ospedale Covid, magari qualche pecca ci sarà. Però è venuto un discreto lavoro e come docenti siamo veramente soddisfatti. Devo fare i miei complimenti ai ragazzi, ai loro docenti, che naturalmente se non ci sono loro che poi li spingono e li seguono, naturalmente è chiaro che no, niente può andare avanti. Voglio ringraziare anche l'assistente tecnica Nadia Mazzarella, perché appunto se questa, no, diciamo anche tutti gli strumenti che i ragazzi possono usare per fare questi lavori naturalmente sono anche da lei curati e tenuti in perfetto ordine, e anche quando i ragazzi escono per fare, no, rilievi eccetera, lei c'è sempre. E sinceramente, ecco, questo vuole essere un messaggio che deve arrivare a chi deve arrivare davvero, perché è una scuola questa che merita davvero rispetto, dignità e la giusta considerazione, perché di questo sono capaci i nostri ragazzi, sono ragazzi che potranno dare tanto anche nel momento in cui escono dalla scuola, anche veramente fuori, al mondo del lavoro, a chi appunto ha bisogno di professionisti come loro. È stato sicuramente interessante, anche perché ci fa, a noi specialmente di questa scuola, ci fa ben capire come è dopo il mondo fuori, come lavoriamo. Inoltre è una cosa molto attuale, comunque sia ci ha fatto molto piacere a tutti quanti. Il nostro istituto tende molto a mostrarci anche la parte pratica, perché alla fine è quella la parte che poi andremo a svolgere una volta usciti dal nostro istituto, così da capire anche com'è il mestiere nel vivo. Sicuramente ha aiutato a lavorare in gruppo e anche lavorare con gli esperti, che ci hanno fatto vedere anche tecniche nuove che non conoscevamo. E ci siamo trovati comunque, certo dei problemi, anche come succede spesso in questi tipi di lavori, però sia con l'aiuto dei prof, sia con le conoscenze che comunque abbiamo acquisito in questi anni, siamo riusciti a lavorare al meglio senza troppe preoccupazioni. Eventuali problemi abbiamo cercato di consultarci con i prof, ma i prof hanno cercato di lasciarci più spazio possibile a noi per sviluppare al meglio le nostre idee con le conoscenze che per l'appunto abbiamo ottenuto durante questi stessi anni. Questo progetto rappresenta la realtà di quello che c'è al di fuori del nostro istituto e di come dobbiamo farlo nella realtà. Cioè, siamo passati da una ideologia, da un qualcosa di teorico a un qualcosa di pratico. È stato molto interessante e soprattutto molto educativo poter lavorare con qualcosa di vero, con qualcosa che avevamo in mano e con qualcosa che speriamo possa essere realizzato.